Buonasera, buonasera ai telespettatori di Rete Versilia, bentrovati a questa nuova puntata di Botta e Risposta. Come già vi abbiamo annunciato in questi giorni, questa sera, all'indomani delle elezioni amministrative, abbiamo con noi in studio il neo sindaco di Forte Remarmi, Bruno Murzi. Buonasera, Buonasera, sindaco. salve. Sindaco, da 5 giorni, 4 giorni, insomma, veramente siamo freschi di elezione. Abbiamo raccontato in questi giorni, abbiamo seguito in diretta, abbiamo visto com'è andata la notte, abbiamo seguito una lunga campagna elettorale. Per lei è partita anche molto tempo fa, possiamo dire anche un anno fa, era già sul terreno elettorale e adesso è arrivata la vittoria, la conclusione di un lungo percorso. Noi stasera cercheremo intanto per chi ci segue di ripercorrere brevemente e fare una sorta di analisi di come è andata questa elezione, ovviamente soddisfazione da parte vostra come lista Noi del Forte senz'altro e poi chiaramente su che cosa si parte e quali saranno i primi atti, le prime azioni che un sindaco, anche se è appena arrivato, insediato da pochissimi giorni, già si trova a dover fare. E poi parleremo anche di squadra, che è inevitabile. Però partiamo da quella notte, da domenica, lo spoglio, mezzanotte e mezza circa, è arrivato forse anche qualcosa prima, è arrivato il risultato per, qualcuno ha detto, una manciata di voti, una settantina, 80 voti, Bruno Murzi, sindaco di Forte Remarmi, battendo il candidato del centro-sinistra dell'amministrazione uscente, Michele Molino, e quindi un'area di cambiamento e si rovescia un po' quello che era stato lo schema degli ultimi 10 anni. Inutile dire e chiedere se è soddisfatto del voto perché va da sé, ma di come si è arrivati a questo risultato, come siamo arrivati appunto secondo lei, cosa ha determinato la vittoria? Noi ci siamo accorti che stavamo crescendo in maniera importante circa 2 mesi prima del voto. In quel momento lì abbiamo proprio osservato che c'era tanto consenso, che la gente voleva parlare dei nostri programmi. Poi abbiamo avuto degli eventi e soprattutto una serata che è stata quella della capannina, dove la capannina di Franceschi si è riempita con oltre 500-600 persone, e lì, quella sera lì, penso che abbiamo messo la freccia e iniziato il sorpasso, diciamo. E il motivo è che probabilmente c'era una scontentezza nei confronti dell'amministrazione che è uscita, che è andata via, e c'era una volontà di cambiare. Adesso c'è una grossa responsabilità nel riuscire a portare a termine l'incarico che ci hanno dato, perché è una cosa grande, insomma, ecco. Ecco appunto uno scarto di voti no, non troppo grande, insomma qualcuno ha detto addirittura minimo, ma va detto anche che Forte Remarmi era un voto a un'unica turnazione perché è un piccolo comune, non c'è un ballottaggio, quindi già si sapeva che si sarebbe giocata su voti, insomma su uno scarto comunque ridotto. È uno scarto minimo o è sintomatico insomma di una divisione questi 70 voti di differenza? No, 70 voti è uno scarto veramente risicato, insomma è qualcosa di poco. Non bisogna dimenticare che c'era una lista, che era la lista dei Bramanti, che aveva tre simboli importanti, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega, che ha dimostrato di niente, hanno preso il 10% in tre, per la quale si era speso moltissimo Massimo Mallegni, Pellati, Zucconi, tutti i notabili versiliesi, quindi ed era strano che si spendessero in una campagna in cui le possibilità di vincere non c'erano per loro e non invece non puntassero a far cadere una lista che era la lista del PD, al di là di tutto, perché questo è stato. Michele Molino ha dichiarato che non aveva, diciamo così, era una lista civica, però vorrei ricordare che Stefania Saccardi, Frantoni, il ministro Lotti sono tutti venuti a far campagna elettorale per lui, per cui lista civica sì, ma supportata in maniera importante dal Partito Democratico. E quindi è strana, era strana, ed lo è tutt'oggi, la posizione dei notabili del centrodestra versiliese che hanno fatto una scelta sbagliata, o forse non era una scelta, ma era qualcosa di considerato, e questo è andata male a loro. Si può dire, a parte la vittoria di Noi del Forte e della sua lista, una sconfitta per i partiti a Forte Remarmi, tutti? Beh, direi proprio di sì. Penso che, vede, io ho visto i voti della mia lista. Molti dicevano che era la mia figura che portava. Non è successo così. Io ho portato del mio, ma i miei candidati, coloro che erano candidati insieme a me, hanno camminato, hanno
diciamo così, battuto palmo palmo il paese, ma noi ci siamo accorti del consenso, ci siamo accorti del fatto che la gente voleva il cambiamento e quindi sì, è proprio a Forte Marmi possiamo dire di una disfatta dei partiti del centrodestra che è 0,10% in 3 e di una non riuscita del PD che oltretutto non è stato neanche presentato perché a Forte dei Marmi, a sentire i candidati della lista Molino, il PD non si presentava. Vorrei dare uno sguardo insieme alla regia ai risultati effettivi poi che ci sono stati a seguito del voto di domenica a Forte dei Marmi, così diamo un'occhiata. Ecco, Bruno Murzio appunto con il 44,08%, a seguire Michele Molino 42,49% e poi appunto le facevo riferimento a Bramanti il 10,92% e poi il resto Maria Teresa Baldini, Fuxia People, si è fermata a 2,51%. Nell'ottica del cambiamento è possibile immaginare che se non ci fosse stata la lista Giampaolo Bramanti noi avremmo vinto con ben più di 70 voti di scarto. Questo è stata una candidatura un po' di disturbo per voi, secondo lei? Ma sì, assolutamente. Non aveva, cioè, era una candidatura che non aveva senso così come era stata formulata. Insomma, non so, o è sparito il centrodestra a Forte dei Marmi, allora il discorso è diverso, ci ragionino su, chi li ha sostenuto ci pensi, in fin dei conti sono politici che vogliono fare anche carriera e ragionino su quello che è accaduto. Si è chiusa la campagna elettorale, intanto le chiedo che voto darebbe a questa campagna elettorale per il clima e per come si è svolta in generale, anche facendo autocritica? Guardi, sostanzialmente, vabbè, è stata una campagna elettorale importante in cui si sentiva il clima teso perché comprendevamo e anche gli altri penso comprendessero che eravamo vicini, quindi ce la potevamo giocare la partita. Quindi come tale ci sono stati dei momenti un po' al di sopra delle righe. Mi continuo a scusare per aver perso un po' la pazienza in un momento e penso di aver avuto degli attacchi personali non eleganti quando si è detto che io sono stato cacciato perché non lavoravo. Se c'è una cosa che ho fatto nella mia vita è lavorare, quindi dirmi una cosa del genere francamente mi ha, diciamo, pure ferito, sì, ci sono rimasto un po' male. Poi però non c'è niente, io penso che a Forte Marmi abbiamo bisogno in questo momento di pace e tranquillità. Io sono amico di Michele Molino, sono amico di Giampaolo Bramanti e anche di Maria Teresa Baldini che continua, io l'ammiro a questo punto, ammiro Maria Teresa Baldini che continua a avere quella tenacia che la porta a candidarsi con 100 voti. Se, non c'è due senza tre, per cui ce la ritroveremo nel prossimo mandato. Intanto la salutiamo. Ed è un saluto a Maria Teresa con la quale abbiamo fortunatamente, lo dico con gioia, pacificato i nostri rapporti. E questo ovviamente è un bene perché la campagna elettorale è terminata, adesso come si dice in questi casi c'è bisogno di trovare una veste istituzionale a tutta questa verve politica che ha riattraversato il paese in questo anno, soprattutto negli ultimi mesi. Possiamo anche lanciare, immagino, un messaggio distensivo nei confronti di tutte le forze politiche a questo punto del Consiglio Comunale? Assolutamente, la mia intenzione, come ho detto fin dal primo giorno, è quella di essere il sindaco di tutti, anzi, è mio interesse, mia volontà cercare di convincere coloro che non mi hanno votato, liberamente non mi hanno votato, che io cercherò, farò di tutto per essere un buon sindaco, non lo so se ci riuscirò perché siamo tutti esseri umani e quindi il sbagliare è possibile, però io il mio impegno ce lo metterò personalmente. Ad esempio le posso dire che c'è in questo momento un po' sui social questo evento che è successo, delle nostre bandiere che si sono trovate. Stavo per chiederlo proprio adesso, insomma, le polemiche che non mancano mai di questa bandiera sul Palazzo penso Quartieri. Sono è un gesto dal quale mi allontano completamente. E ecco, non solo anche perfetto, noi, è questa, sì. La foto che ha girato. Io l'ho visto ieri mattina alle 8 quando mi ha telefonato un amico, sono andato in comune e ho mandato il messo comunale a toglierle. E è un gesto del quale non posso scusarmi perché veramente io non lo sapevo e non l'ho fatto io ed è una cosa che è al di fuori di quella che è la mia linea è un'altra. Io sono il sindaco di Forte Marmini di tutti, di coloro che mi hanno votato e di coloro che non mi hanno votato. Palazzo Quartieri è un bene di tutti, noi domattina alle 11 andiamo e portiamo un libro dentro Palazzo Quartieri per significare che vogliamo ripartire da lì, vogliamo ripartire da una biblioteca. Ed è ben lungi da me quello di essere un sindaco che divide. Io sono un sindaco che cerca di unire. Quindi è un atto che non,
che disconosco, non ho dato le chiavi a nessuno, non ho consentito di dare le chiavi a nessuno, nessuno ha chiesto le chiavi a nessuno. Quindi è stata un'iniziativa individuale di un cittadino che tra l'altro forse anche ha dichiarato su Facebook. Perfetto, ma non, io non ho, io, vede, allora il discorso è questo, personalmente la ritengo un'iniziativa sbagliata, chiuso. Ritengo che, cioè non ritengo, sono sicuro che l'amministrazione da me diretta non c'entra. Appena l'abbiamo saputo abbiamo fatto rimuovere le bandiere e ci sono testimoni e ci poniamo di fronte a questo atto, potremmo porci come un atto di goliardia, invece ci poniamo come un atto che probabilmente poteva essere evitato e saremmo stati ben lieti se fosse stato evitato. Senta, domenica notte, insomma domenica sera l'elezione, subito lunedì il primo giorno da sindaco, quindi il primo giorno in municipio, anche le nostre telecamere, il nostro collaboratore Paolo Barberi che era sul posto per vedere come andava un po' il primo giorno di scuola, anche se poi bisogna attendere il primo consiglio comunale per essere effettivamente al primo giorno di scuola. Qua ha incontrato un po' i dipendenti, insomma è chiaro il primo approccio agli uffici da sindaco. E poi c'è stato anche il colloquio ovviamente riservato col sindaco uscente Umberto Buratti. Mi lega ovviamente anche la passata amministrazione, la sua prima amministrazione, lei ha fatto l'assessore alla cultura e poi anche il legame familiare. Lui 10 anni da sindaco, che ci immaginiamo insomma un passaggio di consegne piuttosto impegnativo per chi poi ha ricoperto la carica 10 anni e si ritrova con un sindaco appunto che detta discontinuità con l'amministrazione uscente. Certamente noi rappresentiamo la discontinuità nei confronti della giunta guidata, dell'amministrazione guidata da Umberto Buratti. Lo abbiamo dichiarato nel nostro programma, è stato il motivo per cui ci siamo anche posti in corsa, diciamo così. Il colloquio con Umberto è stato un colloquio assolutamente franco, cordiale e vorrei dire anche affettuoso. Umberto non mi ha sostenuto durante questa campagna elettorale, ha sostenuto strenuamente Michele Molino, ha tenuto una linea che era dichiarata da tempo e ha camminato lungo quella linea da lui ritenuta la giusta strada, diciamo così. Però noi ci siamo detti le cose che due persone civili si dicono, lui ha cercato in mezz'ora, 40 minuti di colloquio di spiegarmi un po' determinati meccanismi, mi ha indicato anche, diciamo così, non voglio dire trucchi, ma insomma alcune avvertenze affinché io potessi non scivolare sulla buccia di banana e di questo lo ringrazio. Guardi, le posso dire, io sono convinto che se alzo il telefono e telefono Umberto Buratti chiedendo consiglio su alcune cose, sono sicuro che lui mi darà. Mi auguro che questo non sia necessario, penso che ce la possiamo fare tranquillamente per conto nostro, ma sono convinto che il rapporto che c'è con Umberto Buratti, con mio cugino Umberto, insomma, poi alla fine è questo il discorso, è un rapporto che è stato di divisione per quanto riguarda la politica, ma che è di profondo affetto per quanto riguarda i legami familiari. Abbiamo detto una sconfitta per i partiti, questo insomma è evidente perché sia il Partito Democratico che neppure si è presentato, quelli di centrodestra che invece si sono presentati, è andata come abbiamo visto. Da una parte c'è questa sconfitta, però l'altra faccia della medaglia è che un sindaco senza partito non ha referenti sopra di sé, quindi questo può essere un bene ma può anche essere un male in caso di, insomma in certe occasioni quando un referente nazionale può tornare comodo. Crede che sia un limite o i rapporti si possono allacciare anche da civico? Diciamo no, così? No, i rapporti vanno allacciati con le istituzioni, bisogna allacciarli profondamente. Forte dei Marmi è, seppur piccolo da un punto di vista territoriale e di cittadinanza, è un comune estremamente importante e estremamente conosciuto, quindi è una passerella per la buona amministrazione e purtroppo anche per la cattiva amministrazione estremamente efficace. Quindi i contatti ci devono essere, io sono sicuro che ci saranno e saranno alla ricerca di un aiuto per quelle che sono le necessità. Io faccio il sindaco, faccio il rappresentante istituzionale, non ho un partito perché un anno fa ho deciso di abbandonare una tessera per fare un percorso diverso, che è molto più logico farlo e poi far finta invece di non aver partito ma avercelo ugualmente alle spalle. E quindi cercherò certamente di allacciare rapporti con tutti, con destra, sinistra, basta che sia per il bene di Forte dei Marmi, parlo con tutti.
Ci dobbiamo fermare per una prima pausa, tra poco di nuovo insieme riprendiamo, parleremo ovviamente anche dei primi atti, dei primi lavori che la nuova amministrazione dovrà eseguire e dovrà prendere in mano. A tra pochissimo. Ben ritrovati a Botta e Risposta, con noi in studio il neo sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, con il quale abbiamo iniziato a analizzare un po' l'esito del voto, quello che è stato il voto che ha portato alla sua vittoria. E adesso, prima di venire anche alle prime azioni amministrative che lo vedranno protagonista nei prossimi giorni, per chiudere un po' il quadro, il post-voto, c'è ovviamente tutta la fase della proclamazione degli eletti. Volevo dare un'occhiata anche a come si configura il nuovo consiglio comunale, anche se su Forte dei Marmi è abbastanza semplice poi individuare le divisioni. Ovviamente maggioranza Noi del Forte, la lista del sindaco, sono 8 consiglieri comunali. Poi per la minoranza il candidato sindaco non eletto Michele Molino, 2 della sua lista, e poi Bramanti per Legati al Forte, anche lui candidato sindaco non eletto, mentre non ce l'ha fatta Maria Teresa Baldini entrare in consiglio comunale. Maggioranza ovviamente netta, la minoranza è molto risicata, insomma sono 8 a 4. Molte sono persone che non hanno mai fatto politica, quindi sono la loro prima esperienza, altre invece hanno alcuni mandati alle spalle. Questo è un vantaggio o uno svantaggio, secondo lei, onestamente? Ma io penso che dobbiamo porci, chi ha un po' di esperienza, e noi nel gruppo ne abbiamo due o tre, deve certamente lavorare anche per aiutare gli altri e dare una mano a portare avanti più snellamente, diciamo così, se possibile, la vita amministrativa. Gli altri sono bravi, io quelli miei li conosco bene, ho avuto maniera di apprezzarli durante questa campagna elettorale. E poi la cosa principale è che nel mio gruppo si è creato un sentimento di amicizia, e questo è, in questo momento devo dire, io non ho avuto nessun problema nella creazione della giunta, dei posti, diciamo così, delle deleghe, anche perché erano cose che ci siamo fatti con estrema tranquillità, tanto è vero che siamo già in grado di presentarli. Esatto, domattina ci sarà la presentazione ufficiale, una conferenza stampa in municipio. Ovviamente verrà svelata domattina l'amministrazione, immagino anche con le nomine. Io le devo chiedere qualche piccola anticipazione, visto che siamo qua e che ci dice che in sostanza i giochi sono già fatti, ce lo immaginiamo perché siamo la sera prima. Ovviamente c'è molta curiosità su alcune personalità politiche determinanti anche nel portare voti e che sono di primo piano nella vita politica. Pensiamo a Fabio Giannotti, pensiamo a Enrico Ghiselli, Andrea Mazzoni. Fanno parte della giunta Murzi? Ma guardi, io allora, tutti non glieli dico, perché chiaramente Ci no, provo. io devo ancora parlare con l'ultima persona alla quale devo spiegare un paio di cose, quindi è una questione di correttezza nei miei confronti. Però le dico che assolutamente Enrico Ghiselli e Andrea Mazzoni sono assessori della mia giunta. Enrico Ghiselli, sul quale si erano fatte tante storie, no? Che avevamo un patto, non l'avevamo, ha accettato di correre in una lista dove esigeva e vigeva chiamiamolo, il senso della meritocrazia, che non è quello di essere bravi, onesti, o chi è più bravo, chi è più onesto, no, ma era chiaramente la ricerca del consenso tra i cittadini, cioè era inutile pensare che si potesse premiare chi aveva 100 voti e non chi ne aveva presi 300. Queste sono le logiche dei partiti, probabilmente, ma non la nostra. La nostra è una logica proprio di tentativo. Quindi io avevo dichiarato che mi sarei tenuto, avevo un accordo con due persone, Fabio Giannotti e Andrea Mazzoni. Enrico Ghiselli è entrato e ha corso come gli altri, ha avuto un successo rilevante. Io sono convinto che, vista la situazione che si è creata, noi non abbiamo sbagliato la mossa di incamerare, cioè di aggregare al nostro gruppo Enrico Ghiselli, perché abbiamo dovuto Sostanzialmente in corsa, perché era assolutamente, l'ultimo mese e mezzo. proprio abbiamo giocato la partita spesso sui momenti, le decisioni prese nel giro di qualche ora, anche perché, torno a ripetere, avevamo una lista sulla destra che non ha avuto alcun successo sotto gli occhi di tutti, ma che portava via voti. E
Ed Enrico è stato, abbiamo trovato un accordo sul programma, perché il momento più complesso è stato stendere il programma, è stato in alcuni momenti anche estenuante, nel senso che ci siamo dovuti scambiare messaggi alle 2 di notte, mediare sulle parole. Però una volta che noi ci siamo trovati d'accordo sul programma è stato tutto estremamente semplice, Enrico ha avuto un grandissimo successo, io sono felicissimo che lui faccia parte del mio gruppo e sono convinto che sarà un'ottima risorsa. Enrico è persona a volte che si arrabbia un po', diciamo così, io l'ho invece trovato capace di mediare, di essere persona riflessiva e ragionevole, quindi mi sento assolutamente tranquillo a lavorarci insieme ed Enrico è dentro. Ma perché ha preso i voti? Se non li pigliava non era dentro, questo è chiaro. E lo stesso discorso mi sembra di capire vale anche per Andrea Mazzoni, che è sempre stato... Andrea Mazzoni è un discorso diverso. Io ho definito Andrea Mazzoni il mio braccio destro, sinistro e molto spesso anche la mia mente, nel senso che Andrea è capace di stemperare le mie eccessi, diciamo così. Forse è il lato buono della mia coscienza, quando io perdo un po' le staffe, e ogni tanto purtroppo le perdo, Andrea è l'elemento che calma, riflessivo, che altro. Quindi io mi fido ciecamente di Andrea Mazzoni, è una persona con cui ho iniziato il mio percorso, tutti lo sapevano, tutti lo sanno e io non faccio altro che andare avanti perché Andrea Mazzoni a me fa comodo in giunta. Allora, arrivano anche un po' di messaggi di sostenitori, complimenti per la sua elezione, grande Mursi l'ha spuntata e poi c'è anche un messaggio che cade proprio a pennello e dice: oltre agli assessori ci sono le altre nomine, le farà col solito manuale Cencelli o per competenza, magari con una selezione? Paolo si firma, questa persona che ci ha scritto. Ma caro Paolo, io il manuale Cencelli... Paolo proprio... da Pietrasanta però non lo so. Caro Paolo da Pietrasanta, io il manuale Cencelli non so cosa sia. Ci sono delle persone all'interno della mia... E voi venite a sentire quale sarà la mia giunta e capirete che manuale Cencelli non esiste. Noi abbiamo semplicemente detto che la lista per i 4 posti della giunta, uno era a mia discrezione e lo rivendico pienamente perché ognuno ha il diritto di portarsi la sua persona di fiducia, gli altri erano basati su una questione meritocratica e le deleghe che verranno date ai miei consiglieri, ed ogni consigliere avrà una delega, sono tutte deleghe affidate a persone serie che semplicemente hanno corso, sono riusciti ad andare in fondo e hanno vinto. Noi non abbiamo spartito niente con nessuno. E a chi ci chiedeva di segare la testa del vice sindaco ipotetico, abbiamo detto parliamo di programmi. Non hanno voluto parlare dei programmi e l'accordo non si è trovato e quindi sono poi venute le liste dal 10%. A proposito di nomine, ce ne sono almeno un paio anche piuttosto rilevanti, non chiedo con chi dovrà essere sostituito, ma capire, Fondazione Villa Bertelli, se Carlo Fontana è presidente, potrà rimanere per portare avanti questo festival, insomma, questo cartellone che lui ha organizzato. Allora, io con Carlo ho già parlato, ci rivediamo domani mattina alle 9, Carlo Fontana rimane fino al termine del suo cartellone, per 2 motivi, perché è un cartellone creato da lui ed è quindi è corretto che lo gestisca lui, perché è un cartellone creato da lui e quindi è corretto che Carlo lo porti fino in fondo utilizzando tutta la sua capacità e tutti i suoi metodi ottimi di gestione di quel tipo di attività. Quindi Carlo, la mia intenzione è quella di, siccome Carlo ha dato le dimissioni nel momento in cui si è diciamo così presentato in qualità di candidato, e io lo rinominerò con dicendo chiaramente che ci rivediamo a metà settembre o a fine settembre per ridiscutere le posizioni, questo è assolutamente chiaro, però non ho alcun dubbio sulla sensibilità istituzionale di Carlo Fontana, che ha accettato di fare il presidente della fondazione durante la giunta di Umberto e che istituzionalmente in maniera estremamente corretta, gli riconosco questo senso di correttezza, accetta di portare a termine il suo mandato. Poi, superata l'era Fontana, diciamo così, se ne aprirà un'altra. Non parliamo di nomi, parliamo di idee. Come sì, allora io posso dirle, allora la mia idea sulla Villa Bertelli, chiaramente voi comprendete come un sindaco passa la notte tra la domenica e lunedì in bianco, perché chiaramente l'adrenalina era talmente tanta che non ha consentito di dormire, si insedia il lunedì mattina, il martedì e il mercoledì parla con i suoi colleghi e con i suoi candidati, e il giovedì e venerdì finisce la giunta, quindi insomma non è che
proprio avuto tempo così per tanto tempo da pensare a mille cose, anche perché poi ci sono tre o quattro problemi amministrativi che invece abbiamo dovuto risolvere proprio e ora ne parliamo al subito, volo e ora, è importante. Ora ne parliamo. Allora, la mia visione della Villa Bertelli è che la Villa Bertelli deve essere l'elemento che raggruppa tutte le attività culturali del paese. La Villa Bertelli ha bisogno di un consiglio di amministrazione importante, dove io vedrei bene, e dobbiamo valutare se ciò è possibile, però la figura di un amministratore delegato e di un presidente. Come sapete, a Villa Bertelli la remunerazione di incarico è praticamente zero, anzi è zero, ci cioè sono un gettone di presenza, per cui non è una questione di soldi, ma è solo una questione di lavoro, cioè di gente che deve mettersi in gioco. Ma io vorrei che Villa Bertelli, la parte amministrativa dedicata all'amministratore delegato, fosse quella di ristrutturare, finire e terminare la Villa Bertelli, quindi ricerca dei fondi, mettere al lavoro la gente, costruire e terminare il parco della villa e tutto il resto. La parte invece del presidente deve essere la parte più, diciamo così, culturale in senso lato. Più artistica. Quindi artistica, quello che a un certo momento coordina tutto uno staff di persone. Mi immagino già i nomi delle persone, che chiaramente non le dico, e anche perché Carlo arriva fino a metà settembre, per cui poi io dovrò parlare senza con fantasmi, tutti. Esatto, esatto, senza cose ci strane, insomma, no? Quindi Carlo deve levare tranquillo perché lavora per il comune di Forte dei Marmi, quindi io devo metterlo in condizioni, anzi voglio metterlo, e lui lo sa, in condizioni di essere assolutamente tranquillo. Poi cercheremo i nomi, cercheremo le idee e cercheremo un direttore artistico di valore. C'era quell'idea che l'anno scorso avevano lanciato dell'arena nella zona del Luna Park a Vittorio Puana, è ancora da valutare secondo lei? No, è una, sicuramente una cosa su cui se non altro fare un brainstorming, cercare di tirar giù le idee. Il 15 di giugno o era fatta, non beh, è certo, pensabile ormai, rifarla in questo momento qui, anche perché significherebbe spostare tutto, che altro, anzi ci sarà da sbrigarsi a creare le condizioni affinché il programma di Carlo quest'estate arrivi a termine in buona maniera, e poi abbiamo 6 mesi, 7 mesi, partendo da domani, sia chiaro, per cominciare a riflettere su come ce la vogliamo organizzare. Ci fermiamo per una brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme, parliamo dunque anche delle prime azioni amministrative a cui faceva riferimento il sindaco Murzia, tra pochissimo. Ben ritrovati, terza parte di Botta e Risposta, riprendiamo con il neo sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, parlava poco fa di Villa Bertelli, della fondazione, del futuro, delle idee che ci saranno di qui a breve, perché poi da settembre abbiamo capito partirà la nuova fase di gestione. Prima di passare ad altro, volevo chiudere la questione delle altre società, aziende del comune, con una parentesi sulla Multiservizi, società molto importante per il comune. Non credo ci sia una nomina in scadenza immediata per la presidenza, quindi non è una domanda sui nomi anche in questo caso, a meno che non ce lo voglia dire, ma più sul come intende gestirla questa azienda e se finora è stata gestita bene. Io ho avuto maniera in questi 2 giorni di parlare un secondo con Luca Nannini, che è l'attuale amministratore delegato dell'azienda. Luca ha la mia piena fiducia e deve continuare a lavorare come ha fatto. Tutti sappiamo che un sindaco che si insedia deve ragionare anche se le cose vanno. Ci sarà il momento in cui mi verranno mostrate le carte, i risultati, le azioni e tutto il resto. Mi attendo che gli altri mi rassegnino le dimissioni quanto prima, insomma, ecco. Le intende dimissioni di cortesia per poi insomma valutare al momento opportuno? No, io penso che è giusto che... Ma vede, il problema è questo qui, le dimissioni sono un atto dovuto, nel senso che cambia il fra virgolette, il capo dell'amministrazione, colui che si assume la responsabilità e ci mette la faccia. Quindi è giusto che tutto diano le dimissioni. Io devo essere onesto, ho ricevuto da Luca Nannini, Raffaella Dini, un messaggio dove mi dicevano che le loro dimissioni sono a disposizione. Io ho detto andate avanti perché, e torno a ripetere, siamo al 15 di giugno e quindi lavorate per favore come avete fatto con le vostre capacità per il bene del comune. Poi avremo maniera di vedere le cose, di valutare quello che è stato fatto, non in senso, come posso dirle, punitivo, ma proprio valutare, vedere se c'è qualcosa di meglio da farlo, certo. Tutto tondo. Poi prendo le mie decisioni, io le mie decisioni le voglio prendere.
Veniamo allora alle prime decisioni che ha dovuto prendere, perché sono pochi giorni, l'ha già detto, insomma veramente 2 o 3 giorni il tempo di arrivare nell'ufficio e capire come spostarsi, veramente tempo è stato veramente poco, però alcuni provvedimenti in realtà già devono essere presi o sono già stati presi. Un esempio, la spiaggia libera di Vittoria Puana che si è ritrovata senza bagnini ormai a estate iniziata e credo che siano apparsi proprio in queste ore anche i cartelli per indicare come dovere di legge. Che la spiaggia non è sorvegliata e quindi chi fa il bagno lo fa a suo rischio e pericolo. Cosa si farà in questo caso? Perché l'estate ormai è iniziata. Ascolti, noi abbiamo, allora, ci siamo trovati con questa situazione che non è stata certamente facile, ma soprattutto non è stata bella, perché comunque sia, questa a me stupisce, perché se loro erano convinti di vincere, cioè che cappero facevano, nel senso dovevano per forza attrezzarsi, perché ci si sarebbero trovati loro nello stesso identico problema, invece non l'hanno fatto, penso sia una leggerezza. Il punto è che fino agli anni passati la spiaggia libera, quindi nella parte di Ponente, veniva gestita da chi vinceva il modulo, il bando di gara del modulo. Quest'anno hanno fatto un bando per 4 anni, in pratica obbligando la futura amministrazione a prendersi chi hanno scelto loro, e non hanno messo la parte destinata ai bagnini della spiaggia libera. Per cui il comune di Forte dei Marmi oggi non ha bagnini sulla spiaggia libera. Noi siamo dovuti andare alla rincorsa, abbiamo dovuto applicare innanzitutto le regole di legge, quindi mettere la cartellonistica, spiegare, ma eticamente e moralmente avere un tratto di circa 300-400 metri di spiaggia libera che è frequentato da persone anziane, bambini, famiglie, senza una copertura è eticamente scorretto. Allora noi abbiamo detto facciamo quello che dobbiamo fare e quindi noi siamo sicuri che da domani ci saranno, domani, non da chissà quando, da domani mattina ci saranno i bagnini fino alla fine di giugno, poi da fine di giugno noi intanto facciamo l'affidamento e ci saranno bagnini. Quindi questa azione è stata decisa in 2 giorni e ringraziamo chi ci ha lasciato senza bagnini alla spiaggia libera. Quindi i bagnini arrivano e ci saranno fin da subito. Rimanendo sulla spiaggia, si è parlato molto di balneazione e in questi giorni c'è stata questa polemica tra insomma, due personaggi importanti del settore balneare della Versilia, di Forte dei Marmi, Briatore e anche il titolare del bagno Piero. E lei ha rivendicato la fortemarminità, non so se il termine me lo possono passare, del fare turismo in Versilia e sul nostro litorale. Cosa intendeva? Ma io intendo proprio la fortemarminità è Roberto Santini, è Sergio Marrai, le famiglie Polacci, i gestori maremmani, i gestori del Bagnalaide, cioè gente che il bagno Annetta, i Pampaloni, sono quelli lì, Guglielmo, sì, Guglielmo, i Marconi, cioè quella, i Polacci che gestiscono il bagno Marconi, ma quella sono i fortemarmini che hanno fatto la storia di questo paese. E allora, di fronte ad un'attività così che vuole sulla spiaggia fuochi d'artificio, fiamme, spettacoli, io francamente sono molto più cauto. Io penso che coloro che gestiscono i bagni di Forte dei Marmi debbano lavorare e dobbiamo cercare di farli lavorare il più possibile, favorendo l'apertura della spiaggia il più possibile, intendo in spazio temporale durante l'anno, perché la gente proprio lavori, perché dia accoglienza e dia servizi. Ritengo che gli elementi caratteristici dei bagni vanno mantenuti. A me non piace uno stile, come posso dire, Hollywood della spiaggia. A me piace lo stile molto contenuto che è a Forte dei Marmi. Ricordo quando Paolo Brosio fece il Ciringhito al bagno Annetta e tutti si riversarono contro, e oggi tutti hanno invece l'elemento davanti alla spiaggia. Quindi è evidente. È evidente che non possiamo rallentare il progresso, che le idee nuove vanno fatte, perché quel Ciringhito sulla spiaggia voluto da Paolo Brosio è oggi l'espressione di tutte, diciamo così, le passerelle in più che abbiamo sulla spiaggia, che sono belle e dove la sera si gode di un panorama e di una gestione perfetta. Io sono per i Forte dei Marmini. Il Twiga è a Marina di Pietrasanta e questo
dobbiamo dirlo, quindi la cosa mi riguarda poco. Vorrei che i Forte Malmini fossero un po' più accorti nella gestione delle loro bagni. A me piacciono i bagni tradizionali, non lo so. Anche se quest'estate ha segnato anche l'arrivo di investimenti importanti, insomma la famiglia Bocelli, la famiglia Berlusconi addirittura, Tinkoff tra i russi. Sì, insomma, c'è un dinamismo in effetti sul litorale di Forte Malmi, in controtendenza ai problemi della Bolkestein. Sono assolutamente felice di questa cosa, nel senso che questo dimostra che c'è un interesse ancora a Forte dei Marmi e la sua attività balneare. Sono un po' preoccupato perché vedo che bagni spariscono, nel senso la gestione Forte Marmina dei bagni sparisce, e questo non posso nascondere che mi preoccupa, perché pensare che un bagno come il Minerva venga preso da un albergo che lo gestirà per l'albergo, e l'idea sembra essere quella di metterci 9 tende, noi abbiamo bisogno di punti ombra sulla spiaggia, non possiamo perdere anche quelli, insomma. Noi abbiamo bisogno, insomma, che ci sia una spiaggia bella, pulita, ben servita, tranquilla, sicura, abbiamo bisogno di tutte queste cose, e le famiglie Forte Marmine sono state in grado di darlo, e quindi per me, per quanto mi riguarda, io sono per le famiglie Forte Marmine. Coloro che vengono nuovi, benvenuti. Ancora torno a dirle, Paolo Brosio non era un Forte Malmino, veniva su dal nord, eppure ha avuto un'idea geniale, quindi parliamone delle idee nuove, però sia chiaro, non stravolgiamo la spiaggia, perché io a questo non ci sto. C'è un messaggio proprio su questo tema che dice: si sono dati da fare per dare un affidamento alla cosa pubblica a Roberto Santini, che ha fatto le boe. Il sindaco deve controllare i prezzi e la gestione, che non dà spazio ai cittadini di Forte Malmi. Questo lo scrive una telespettatrice, ovviamente è un suo punto di vista, ma sul tema ovviamente priorità ai cittadini, dicono. Allora, innanzitutto io non voglio dire che si sono dati da fare per dare la gestione delle boe a Roberto Santini. Hanno fatto un bando, Roberto Santini, che è un operatore balneare Forte dei Marmi, ha fatto la sua proposta come altre erano state fatte e ha vinto. Quindi io non voglio dire che qualcuno ha, assolutamente, non ci penso neanche, non ben lungi da me. Roberto Santini è un abile imprenditore, e quindi persona che conosce bene la spiaggia, e certamente la mia idea sarebbe stata che le spiagge, diciamo così, i moduli dell'amministrazione potevano per esempio essere affidati a delle associazioni che li gestissero, pagando un affitto al comune e traendo dei benefici per l'uso dell'associazione. Misericordia, Croce Verde, chiunque esso sia, gestiti in maniera competente ed attuale. Dopodiché, adesso è così, per 4 anni noi abbiamo questo sistema, l'ha voluto la precedente amministrazione, noi abbiamo un bando di gara e controlleremo che quel bando venga rispettato, d'altronde è la legge. Senta, poco fa diceva, nel giro di pochi giorni, questi 5 giorni, già 2 o 3 provvedimenti, azioni amministrative che ho dovuto prendere o che insomma dovremmo vagliare. Una senz'altro è quella della spiaggia libera, il resto cosa faceva riferimento? Ma guardi, sempre per parlare della strabiliante maniera di prevedere e di programmare le attività, parlo della segnaletica stradale. Noi non abbiamo al momento un affidamento per la segnaletica stradale, questo significa che dobbiamo aspettare che i bandi di gara vengano espletati di qua di là, quindi se ci va bene la segnaletica stradale la faremo a metà luglio, inizio di agosto. Bene, io allora comincio a fare la prima promessa ai cittadini di Forte Marmi. Prima, la segnaletica stradale noi le bande di gara e le gare le facciamo dal 1° di febbraio, e io esigo che il 15 di marzo, il 30 di marzo siano stabilite chi fa che cosa, perché che un comune turistico come il nostro si trovi al 15 di giugno a non avere una possibilità di attuare la gara per la segnaletica stradale è un assurdo, e loro pensavano di vincere. Ecco, questo a me lascia veramente perplesso, perché se questa era la loro maniera di amministrare, francamente è andata bene così. Si è parlato in questi mesi di viabilità, la viabilità estiva che cambia, eccetera. Cambierà qualcosa in questi mesi? No, in questo momento, ancora una volta. Sensi unici, parliamo di via Michelangelo. Noi abbiamo dichiarato nel nostro programma che la via Michelangelo sarà a doppio senso e la via 20 settembre sarà a doppio senso, che vogliamo fare l'isola pedonale nel centro e tutte queste cose qui. Il nostro programma lo portiamo in fondo, chiaramente siamo al 15 di giugno, ancora una volta non abbiamo
neanche i bandi di gara per la segnaletica, quindi che cosa mi mette a cambiare domattina? La via Michelangelo a doppio senso oggi rimane a doppio senso, la via 20 settembre a senso unico, fino al 15 settembre rimane a senso unico, l'isola pedonale non la possiamo fare domattina perché non c'è niente che ci consente di farlo, quindi l'unica cosa che potremmo fare sarebbe disattivare i varchi e rimettere le transenne. E francamente mi sembrerebbe un atto assurdo, però noi da oggi lavoriamo per attuare il nostro programma. Tanto via Michelangelo quest'anno sta a doppio senso. Ci fermiamo per un'ultima pausa, tra poco di nuovo insieme e chiudiamo insieme al sindaco di Forte Romano. Tra pochissimo. Ben ritrovati, ultima parte di Botta e Risposta, con noi il neosindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. Ci ha parlato delle prime azioni amministrative che ha dovuto subito eseguire e poi anche degli obiettivi di quest'estate per i prossimi mesi. Vorrei tornare però a quello che dicevamo all'inizio, subito della sua vittoria di domenica sera, telefonate ricevute, insomma, come è chiaro, complimenti del caso, eccetera. Telefonate da altri sindaci della Versilia, visto che i rapporti adesso sono delicati e bisogna parlare in termini comprensoriali. Come ce ne sono state? Nel senso, si è già intavolato un percorso? Ma visto che compagni di partito non ce ne sono, no, insomma, infatti, no? Io ho ricevuto un gentile messaggio da Del Ghingaro, che ringrazio per gli auguri che mi ha fatto, Riccardo Tarabella, con il quale ho una consuetudine di frequentazione da una vita, per cui mi ha fatto anche piacere, abbiamo un po' scherzato anche assieme, visto che ci frequentiamo spesso. Massimo Mallegni mi ha chiamato, e lo ringrazio e sono pronto a collaborare su qualsiasi cosa. Quindi per ora altre cose no, l'ex sindaco Silicani, non ho sentito Verona, ho sentito il sindaco di Montignoso che mi ha chiamato, e tutte persone cortesi, alcune mi hanno stupito, ma andiamo avanti. Al di là della cortesia, la domanda ovviamente poi nasconde lo scenario comprensoriale che su questa campagna elettorale, anche e soprattutto con gli occhi rivolti a Camaiore, si è accesa. C'è questo asse Mallegni del Ghingaro, Pietrasanta Viareggio, che vogliono uscire o sono già usciti, ancora non abbiamo capito, dalla Società della Salute, che mette un po' in crisi anche gli altri sindaci. Guardando fino a una settimana fa dall'esterno tutta questa situazione politica, che idea si è fatto e cosa farà ora da sindaco, perché ma ci sarà da prendere posizione? Per esempio ho visto che c'è un presidio, non ricordo esattamente, scusatemi se è domani mattina o mercoledì mattina, per la difesa dell'ospedale Versilia. Io l'avevo non detto, non è neanche il primo, insomma, no, ce ne sono l'avevo stati detto tanti. A suo tempo, fece anche un articolo in cui proponevo, per il minimo di esperienza che ho nel settore sanitario, di giocare di insieme, diciamo così, con la zona di massa, il NOA, la fondazione, quello che è l'OPA, la cardiochirurgia e l'ospedale Versilia, che sarebbero potuti essere una ASL, intesa come un insieme di specialità tutte, ad esclusione della neurochirurgia. Dissi che dovevamo difendere la breast unit, cioè l'unità del seno. Mi lascia un po' perplesso che il Cecchi, che è un grande urologo, lavori a scavalco con Lucca. Io avrei preferito che lavorasse a scavalco eventualmente con Massa e si cooperasse insieme a Massa, anche perché io torno a puntare su una cosa che è fondamentale, perché credetemi veramente, questa non è una mia invenzione: il turismo sanitario. La mia collega Maria Teresa Baldini ebbe a dire che io volevo portare i tubercolotici a Forte dei Marmi, ma cioè, così scalzo le mosche, non ho fatto con me. Maria Teresa poi accetta perché, ripeto, è uno scherzo. Io voglio inserirci in un circuito enorme, che è quello del turismo sanitario, inteso come pazienti che arrivano dai paesi arabi, dai paesi dell'est, dalla stessa Europa, vengono, pagano per essere trattati da un punto di vista sanitario, chirurgicamente. Noi abbiamo delle eccellenze, Cecchi, Manca, i colleghi del San Camillo, la vascolare del NOA, l'interventistica di Tito Torre, cioè abbiamo la cardiochirurgia di Marco Solinas, non voglio porre me, diciamo così, ma parlo dell'OPA di Massa, noi abbiamo delle eccellenze. Potremmo veramente attrarre qui questo tipo di pazienti, e questi pazienti vengono, portano le famiglie e stanno, perché questa è la loro mentalità. Allora, dico soltanto che negli anni scorsi, nel 2015-2016, hanno girato più di 100 miliardi di euro
e l'Italia ha avuto all'incirca 80 milioni di euro da questo tipo di attività. Bene, noi se lavoriamo come sistema, quindi con la parte sanitaria, le aziende, gli alberghi, tutti quanti, se i sindaci soprattutto, c'è da investirci dei soldi, se è chiaro, a parole non si fa nulla. Io penso che noi abbiamo tutte le caratteristiche per diventare un polo di attrazione per il turismo sanitario. E questo lo devono fare le amministrazioni? Io penso che gli elementi che devono muoversi... Penso che gli elementi che debbano muoversi sono le amministrazioni per le proprie cittadinanze, richiedere proprio alla ASL, alle istituzioni, alle ambasciate, al Ministero degli Esteri, al Ministero della Sanità, di favorire questo tipo di attività. Noi dobbiamo cominciare a frequentare i convegni che ormai si fanno mensilmente nei paesi arabi su questo tipo di attività, perché è lì che vengono decise chi va dove e lì vengono decise enormi fette economiche che noi potremmo sfruttare anche in quella maniera di destagionalizzazione, cioè che ne so, non è detto che questa gente venga a giugno, luglio, agosto, ma potrebbe venire a marzo, aprile, maggio o a settembre, ottobre, novembre. Quindi diamoci da fare in questo senso e ci vuole l'azione dei sindaci. E l'altra cosa è, per me il discorso sanitario è importante, io ci lavoro dentro, qualche esperienza ce l'ho, per ora sto a capire quello che accade e poi prenderò le mie decisioni su come schierarmi. Ma questa società della salute secondo lei serve o è un carrozzone? La società della salute è una cosa che è stata costruita dalla regione toscana e che ha un significato preciso, è quello di favorire il trattamento dei pazienti al di fuori delle sedi ospedaliere, questo è il punto cruciale, che è un ottimo ragionamento perché sia chiaro, in ospedale meno ci si va, meno ci si sta, meglio è, ma soprattutto più si sta fuori dall'ospedale più si riducono i costi. Però non può essere una spartizione partitica, cioè la gente non può essere scelta, cioè io sarei contento di vedere dei curriculum vitae di persone che non hanno fra questo anche la tessera di un partito o l'aver fatto il sindaco di un posto. Io vorrei vedere questa gente che ha diretto, che ne so, aziende private, che ha, perché qui non si tratta di essere medici, lì si tratta di essere organizzatori di un sistema, dei manager. Quindi fateci vedere il curriculum vita, non ci presentate la gente dei partiti perché non la vogliamo, lo dico io per me, ma mi immagino che sia così, fateci vedere gente che sa lavorare e su quello nessuna obiezione, io non ho alcun interesse personale in ciò e se arriva un manager capace che dimostra di saperla gestire, dite alle persone che ci portino un progetto, lavoriamo su un progetto, vengano e ci dicano cosa vogliono fare. Poi i sindaci si uniscano e decidano senza essere divisi Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi e Massa Rosa, c'entra nulla proprio. Cambiamo argomento perché è arrivato un messaggio che ci riporta un po' indietro con la nostra intervista. Buonasera, vorrei chiedere al nostro sindaco perché ha deciso di affidare un assessorato importante come la scuola alla signora Anna Corallo, considerando che la signora non era presente nella lista elettorale e non è quindi stata votata da noi. Lo chiede Alice. Fosse una serie TV si chiamerebbe spoiler perché ci ha anticipato un nome, se è vero io non lo posso dire, domattina verrà presentata la giunta. Però se crede, questa è la domanda. No, cara Alice, io non so ancora se Anna Corallo sarà assessore alla scuola. Se ciò dovesse accadere è perché io sono un sindaco, valuto le capacità della gente, ho avuto maniera di vedere eventualmente come la gente ha lavorato all'interno dei nostri gruppi scuola, quando abbiamo dovuto, diciamo così, costruire un programma, ragionare con le famiglie, le mamme e tutto il resto, e se lo decido me ne assumo la piena responsabilità, è un gamble, è un'avventura che io faccio scientemente, faccio con consapevolezza, sono sicuro di ottenere un ottimo risultato e me ne assumo la piena responsabilità come un sindaco deve fare. Bene, quindi poi vedremo domattina allora se è confermata oppure no. Abbiamo più pochi minuti, volevo rapidamente parlare in chiusura anche di sport. Tra l'altro mi risulta che lei ha avuto anche un passato da sportivo, da arbitro, mi sì, dicono. Sì, io facevo l'arbitro di calcio, sì, è stata una delle cose. E la saluto al nostro collega Roy Lepore che ci ha sottolineato. Ma io ero insieme a Angelo Pizzi, quindi alla sezione di Viareggio. La mia carriera è cominciata tardi purtroppo perché lavoravo... Ritornando al discorso di prima, lavoravo giorno e notte, per cui avevo poco tempo, ma quando smisi di giocare a calcio fu bello fare l'arbitro di calcio. Sì, è stata un'esperienza estremamente piacevole e formativa e devo dire che ai ragazzi giovani la consiglio.
Parliamo di sport perché? Perché, come saprà, domani sera per l'Hockey Forte Marmi è una serata che potrebbe essere storica. Se tutto va come i Forte Marmini sperano, insomma, ora non vogliamo insomma, scongiurare niente, ma la partita finale con il Lodi potrebbe, con una vittoria, portare il quarto scudetto. Quindi cresce ancora di più questo sport, cresce la squadra, crescerà il tifo, immaginiamo, e pensando alle strutture, c'è bisogno di crescere anche in quel caso o solo di migliorare? No, noi, dunque, il palazzetto dello sport risale alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quindi sembra ieri, ma si tratta di 40 anni, insomma, ecco. Per cui noi veramente dobbiamo cominciare a ridacionare su qualcosa di nuovo. Domani sera il delegato nostro, di cui non faccio il Che nome, domattina se no sapete conosceremo. tutto, il nostro delegato allo sport va a Lodi e rappresenta l'amministrazione che noi siamo presenti. Cioè io ho cominciato ad andare a vedere Lodi nella partita scorsa perché nel momento in cui sono diventato sindaco mi sono sentito tranquillo da poter andare a vedere finalmente uno sport di cui ho tanto sentito parlare. Senza dover essere accusato di presentarmi soltanto per prendere voti prima delle elezioni. Quindi noi lo vogliamo seguire. Se il Forte dei Marmi vince, e io sono sicuro di sì, vince, noi facciamo una festa enorme perché il quarto scudetto è un evento che va ricordato nella maniera adeguata. Anzi, c'è una cosa che voglio dire, siccome già che ci sono. Noi parliamo tanto di visionari. Io ho basato molto della mia campagna elettorale sul discorso del visionario, che vuole vedere progetti, futuro, non di quello che vede le allucinazioni o che altro. Bene, i ragazzi dello sport, coloro che fino a ieri erano il supporto alla società di sport, parlo di Verona, Agostini e così, hanno avuto un'idea brillante che è quella di fare un'OPA, creare praticamente una società dove si acquistano dei pezzi, delle azioni. Ecco, Un'azionariato beh, popolare. questa è un'azione che va mantenuta, sostenuta, gli va data una mano perché, come ha detto Antonio Agostini, è un sogno e io francamente vorrei che il giorno in cui Antonio si sveglia, quando ha detto fra un anno circa andremo a controllare, vorrei che il sogno di Antonio si avverasse, perché è la maniera corretta di porsi, non andare ad elemosinare i soldi, ma è la maniera di dire ok, noi ci siamo, contribuiamo a noi stessi, dateci una mano a farci conoscere, a trovare sponsor, ma non, cioè non è, la gente bisogna che venga e arrivi con le idee, e Antonio Agostini, Verona e gli altri amici dell'Hockey, Carleschi e tutto il resto, le idee ce l'hanno. E quindi forza ragazzi, io sono con voi. Tanto allora facciamo un in bocca al lupo ai ragazzi del Forte dei Marmi. Io farei la festa anche se non dovesse andare benissimo, perché comunque un grande risultato è la quarta finale. Però insomma speriamo di poter vedere una festa in piazza a Forte dei Marmi. Prima di salutarla però, visto che è tradizione chiedere, no, gli obiettivi dei 100 giorni, che siano 100, un mese, 2 mesi, diciamo a fine estate, cos'è che vorrebbe aver portato a conclusione o comunque qualche cosa che vorrebbe vedere fatto o avviato? Io, guardi, io vorrei vedere stemperato il clima di Forte dei Marmi, la gente che riparte a salutarsi con gioia e tranquillità. Vorrei non commettere errori durante questi 100 giorni, vorrei compiere gli atti amministrativi seri, probabilmente alcuni dei quali sarò costretto a compierli con forza e velocità, diciamo così. Vorrei riflettere bene su tutti, vorrei motivare gli dipendenti comunali, perché sono persone ammirevoli. E a me piacciono e voglio che lavorino con motivazione, lavorino bene, quindi non ci sono epurazioni da parte mia. La ringrazio per essere stato con noi, siamo in chiusura ormai, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Allora domattina sveleremo i nomi dell'amministrazione del neo sindaco Bruno Mursi. Buon lavoro ovviamente al sindaco, grazie a voi per averci seguito. Si chiude questa sera questa stagione di botta e risposta, come già annunciato con le elezioni amministrative si chiude anche la nostra stagione di dibattiti e di confronti politici e interviste agli amministratori. Grazie per averci seguito in tutte queste puntate, l'informazione di Rete Versilia non mancherà ovviamente neppure nei mesi estivi attraverso i consueti spazi informativi. Grazie davvero e buona serata a tutti voi.